del premio Le Città del Palio, un evento che si inserisce in questo programma più ampio del Palio del Ciuccio, che quest'anno raggiunge la 37esima edizione e che nel 2014, nell'andare a costruire, ad allargare l'orizzonte del nostro palio, stringendo patti di amicizia e rapporti con comuni di altre regioni d'Italia, è nata la rete delle Città del Palio ed è nato il premio Le Città del Palio. Saluto gli amici di Galatone, il vice sindaco, in rappresentanza dell'amministrazione di Galatone, che è un paese della Puglia, in provincia di Lecce, che fa parte della rete delle Città del Palio, e l'assessore e il consigliere comunale della città di Oria, provincia di Brindisi, che pure fa parte della rete delle Città del Palio. Che cosa, perché questa rete delle Città del Palio? Il Palio è un momento di promozione del territorio, un momento negli altri comuni come nel nostro comune di fondamentale importanza per la promozione e la conservazione, la riscoperta della nostra identità, delle nostre tradizioni. Ma noi con il premio abbiamo voluto dare un taglio in più, diciamo, anche da un punto di vista di quelli che erano i temi che potevano diciamo, riguardare le nostre comunità. Il premio Le Città del Palio viene ogni anno consegnato a enti o persone o personalità che nel corso o che nello svolgimento della loro funzione lavorano o contribuiscono al miglioramento delle comunità, alla difesa delle, dei territori, allo sviluppo dei territori. E quest'anno il tema del premio, come dicevo prima, è un tema particolarmente sentito in questo momento storico: identità, accoglienza e integrazione. Se il tema è questo, non potevamo, la nostra amministrazione comunale, con un atto deliberativo, non poteva che scegliere due personaggi che su questo tema hanno fatto e faranno sicuramente, stanno facendo e faranno un lavoro importantissimo per farci capire, ma ce lo faranno capire dopo, qual è il dove sta il reale problema, se problema può essere quello dell'accoglienza e della integrazione di persone che non sono italiani ma che sono per forza di cose i nuovi italiani, o come diciamo noi qui, i nuovi europei. Per cui Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Ionio, e l'onorevole Marco Minniti, deputato, manco a farla apposta, della nostra circoscrizione, quindi lo abbiamo votato anche noi, già ministro dell'interno, e in quel ruolo ha svolto un lavoro importantissimo su questo tema dell'integrazione e dell'accoglienza, per cui la premiazione viene, il premio, sesta edizione del premio Le Città del Palio, viene conferito quest'anno dall'amministrazione di Cuccaro Vetere a Monsignor Francesco Savino e all'onorevole Marco Minniti. Io volevo chiamare il vicesindaco del vicepresidente della città metropolitana di Napoli, Francesco, se vuoi salire per la premiazione. Nell'ambito delle attività culturali del 37esimo Palio di Ciuccio conferisce il premio Le Città del Palio, sesta edizione, a Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, perché in qualità
di pastore della Chiesa Universale, testimone del messaggio evangelico, costruire ponti e non muri, aprendoci ad ogni diversità nel nome dell'amore, come si esorta Papa Francesco in Cucca Rovetere il 12 agosto 2019, il sindaco Aldo Longo. Questa è una scultura fatta da un artista del nostro territorio, Rocco Cardinali, che simboleggia un drappo, il palio, di l'amministrazione comunale di Cucca Rovetere. Onorevole Pinetti, e se lo deve guadagnare. Nell'ambito delle attività culturali del 37esimo Palio del Cuccio, conferisce il premio alle città del Palio all'onorevole Marco Minniti, deputato già ministro dell'Interno, perché nello svolgimento dell'importante ruolo istituzionale di ministro dell'Interno della nostra Repubblica nel periodo 2016-2018 ha particolarmente diretto il suo impegno verso la tutela dell'ordine e della sicurezza del nostro Paese, non trascurando i valori dell'accoglienza, del rispetto della vita e della libertà di ogni popolo. Cucca Rovetere, lì 12 agosto 2019, l'amministrazione comunale. Prende il comando adesso. Un saluto ai sindaci intervenuti, a voi tutti, il sindaco di Centola, il sindaco di Mori, il sindaco di Fotale, se me ne dimentico qualcuno, in particolar modo al sindaco di Piaggini, al sindaco di Ceraso, che porteranno dopo la testimonianza di Monsignor Savino e dell'onorevole Minniti, porteranno una testimonianza di quella che è la loro esperienza nel comune di Piaggini e nel comune di Ceraso, dove loro sono sindaci, di quello che è appunto accoglienza e integrazione. Sono due paesi del Cilento dove anche cominciamo a fare accoglienza e integrazione. La parola ad Antonio Manzo. Innanzitutto complimenti ai due premiati, a Marco Minniti e a Monsignor Savino, per la loro straordinaria opera in una stagione difficile di riconoscimento dell'uomo. Consentirete a me stasera di dire che, siccome la memoria non è vento e la storia non è sabbia, io voglio ricordare un mio amico di Cucca Rovetere che non c'è più, si chiamava Antonio Variante, era vostro amico, mio amico, un cristiano. Poi democratico, un cristiano, poi democratico. È grazie a lui che il Palio nacque 6 anni fa. Mi ricordo la prima edizione con il ministro Lanzetta, che allora era ministro del Mezzogiorno, mi pare, vero Simone? Affari regionali. E lo facemmo qui, una bella idea per tenere insieme le comunità. Io voglio fare subito immediatamente la presentazione dei due. Marco Minniti ha 60 anni, laureato in filosofia, è stato ministro dell'Interno nella stagione più difficile del tema dell'accoglienza, ma ha una solida esperienza politica e governativa alle spalle, da sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti. E poi Monsignor Francesco Savino, meglio noto come Don Ciccio, anche lui filosofo come Marco Minniti, teologo. Monsignor Savino è uno dei vescovi nominati nella stagione di Papa Francesco, è originario di Biton, provincia di Bari, laureato in filosofia anche lui, per cui si intenderanno benissimo nel confronto di questa. Io vorrei andare subito a Marco Minniti per chiedergli una domanda apparentemente fuori tema, ma la voglio fare lo stesso. Di questi giorni molti chiedono dove andremo a finire. Io voglio chiedere a Marco Minniti dove andremo a finire con il fenomeno, questo sì, epocale della immigrazione. Il dove andremo a finire lo stiamo sempre confinando di più in casa nostra, della incapacità di alzare lo sguardo al di là di noi.
No, innanzitutto grazie per la presenza, grazie all'amministrazione comunale e al sindaco di Cuccaro Vetere, grazie per il premio che mi è stato conferito, grazie per l'idea straordinaria del palio dei ciucci, che io considero veramente una idea strepitosa, e quindi dovremmo essere sempre grati a colui che l'ha avuta. Grazie a Monsignor Francesco Savino, che è vescovo di Cassano dello Ionio, una diocesi molto importante della Calabria. Io sono calabrese e quindi da questo punto di vista avete la fortuna o il cruccio di avere uno che è più a sud di dove siete voi, perché nel mondo, ricordatevi sempre, c'è sempre qualcuno più a sud. Ho ascoltato anche la performance che hanno fatto gli attori prima, io li ringrazio moltissimo. La performance era molto breve ma molto significativa, e tuttavia voglio spezzare una lancia in favore dei gatti neri. Io ho un gatto nero insieme con molti altri gatti, e i gatti neri, vi posso garantire, non portano sfiga. E in punto. E ci siamo intesi su tutto questo. Detto questo, le migrazioni non possono essere cancellate. Qualcuno ha promesso all'Italia che le avrebbe cancellate, non le ha cancellate. Anzi, addirittura, noi abbiamo avuto una situazione assai paradossale, e che se arrivano dei migranti sulle navi delle organizzazioni non governative li blocchiamo, li teniamo per lungo tempo fuori dalle nostre acque territoriali o addirittura bloccati dentro i porti, come abbiamo fatto per una nave della Guardia Costiera Italiana, e tuttavia, nel mentre teniamo bloccato una nave della Guardia Costiera Italiana, i trafficanti di esseri umani sbarcano direttamente sull'isola di Lampedusa coloro che arrivano illegalmente nel nostro paese. Le immigrazioni, come diceva giustamente lei, sono un grande fatto che riguarda il pianeta. Basta soltanto alzare lo sguardo per capire che stiamo parlando di questioni che investono il mondo. Quello che può fare una democrazia non è quello di promettere che cancella, quello che può fare una democrazia è quello di promettere e realizzare che governa i grandi flussi migratori. Ed è quello che abbiamo tentato di fare. Guardate, ve lo dico nella maniera più breve possibile, io ritengo il premio che mi sia stato oggi conferito come un premio a quello sforzo per governare i flussi migratori. Governare i flussi migratori significa fare fondamentalmente tre cose. La prima è quella di comprendere che la partita fondamentale non si gioca né in Italia né nel rapporto con l'Europa. La partita fondamentale si gioca nel rapporto con un altro continente che si chiama Africa. Nei prossimi 20 anni il destino dell'Africa sarà strettamente connesso al destino dell'Europa. Anzi, per usare una cosa più semplice, l'Europa sarà lo specchio dell'Africa. Se l'Africa starà bene, l'Europa starà bene. Se l'Africa starà male, l'Europa può fare tutto quello che vuole, non starà bene, starà anch'essa male. Secondo, governare i flussi migratori significa sconfiggere l'illegalità e quindi sconfiggere i trafficanti di esseri umani. Non c'è cosa peggiore che fare il traffico di esseri umani. Terzo, sconfiggere l'illegalità significa costruire canali di legalità. Per esempio, se ci sono mamme e bambini che scappano da una guerra, non li portano in Italia e in Europa i trafficanti di esseri umani, li portano gli stati democratici. Ed è quello che abbiamo fatto nel dicembre del 2017 con il primo corridoio umanitario della storia aperto dalla Libia verso l'Italia, insieme con la Conferenza Episcopale Italiana. E io sarò sempre grato da italiano al Cardinale Bassetti, che insieme con il governo italiano ha fatto quell'opera straordinaria. Contrastare la legalità, costruire legalità. Contemporaneamente, sapendo un'ultima questione, che nei prossimi 20 anni il futuro della società moderna si giocherà nella parola integrazione. E qui c'è un aiuto straordinario che ci viene da Papa Francesco. Vedete, Papa Francesco a un certo punto, quando ha affrontato il tema del rapporto tra accoglienza ed integrazione, ha detto una cosa che io considero fondamentale, che per me è stata una guida. L'accoglienza è un dovere.
sapendo tuttavia che l'accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione. Si accolgono coloro che si sa possano essere integrati, perché la società che meglio integra è quella che è più sicura per quanto riguarda il proprio futuro, più certa per quanto riguarda la propria crescita economica. Infine, un'ultima considerazione. Governare i flussi migratori significa tenere insieme due parole che sono insieme tutte e due non fondamentali. Usiamo un termine che non è un errore tecnico, è un errore di grammatica, ma sono fondamentalissimi. La parola umanità e la parola sicurezza. Una società intelligente queste due parole le tiene insieme. Non è possibile pensare ad una società che sia sicura se non è insieme una società umana. Non è possibile pensare di mettere in contrapposizione umanità contro sicurezza. Non è possibile pensare di dire agli italiani: io ti do un pochino più di sicurezza e tu rinunci a un pezzo della tua umanità. Perché una democrazia che rinuncia alla propria umanità è una democrazia che sta perdendo se stessa. Ho cercato di spiegare nella maniera più breve possibile dove stiamo andando, sapendo che a volte bisogna dire a colui che ci sta guidando che si deve fermare, perché forse ha sbagliato strada. E quando si sbaglia strada bisogna avere il coraggio di fermarsi e intraprendere una nuova strada. Grazie.